Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carte. Oggi sono qua insieme a voi per commentare una notizia davvero triste per me, e cioè un'intervista che Luciano Secchi, alias Max Bunker, ha rilasciato alla RAI Regione della Lombardia, affermando che Alan Ford chiuderà nel maggio del 2024 con il numero 660. È stata una notizia che sicuramente era nell'aria da parecchio tempo. Alan Ford stava diventando, o sta diventando sempre più, una sorta di accanimento terapeutico, diciamo, usiamo questa espressione, e evidentemente Max si è stancato di questa pubblicazione e ha deciso di abbandonare. È una cosa che a me dispiace molto, perché io iniziai nel 1969 con questo album, il numero uno originale, intitolato Il gruppo TNT, che, facendo una breve cronistoria, diciamo che questo gruppo TNT trovava una banda, era formato da una banda di poveracci che tiravano a campare facendo gli agenti segreti. Questo gruppo aveva sede in un negozio di fiori in periferia a New York, dove nel retro c'erano gli alloggi di questa truppa sgangherata, una vecchia stufa, i letti a castello e una cucina vecchio stile e molte candele. Ricordo le partite a damma con i trozzi di mele tra la cariatide e forse Geremia, non ricordo bene. Dietro lo stabile c'era la palestra dell'ardimento, e gli agenti del gruppo TNT svolgevano varie mansioni e soprattutto varie missioni in cambio di una paga misera, e la loro lotta, il loro obiettivo era quello di riuscire a mettere insieme il denaro in cambio di una misera zuppa di fagioli, e quindi riuscire a mettere insieme pranzo e cena era l'obiettivo principale. Anche il brodo di rape quando andava bene. Il vecchio capo viene nel gruppo TNT nel numero 11, il numero 1, ed è un paralitico noto con il nome di eccellenza numero 1, e lui viveva in una cantina sotto la metropolitana di New York. Verosimilmente è da identificarsi con lo stesso. Vi faccio vedere tra l'altro anche il numero 2, ho portato questi due numeri. Dicevo, da identificarsi verosimilmente con lo stesso Luciano Secchi. Di solito era una persona molto furba, molto scaltra, sapeva molto bene gestire i rapporti con gli altri, era a conoscenza delle magagne di tutti con un block notice terrificante. Era appunto quando questo block notice lo apriva per ricattare i suoi improbabili avversari. Generalmente la Cariatide e Grunf e Geremia, scusatemi, gestivano il negozio di fiori. Grunf era l'inventore geniale che faceva miracoli con quattro soldi, e il conte Oliver era quello che arrotondava a modo suo con furtarelli di ogni tipo, e che poi rivendeva un certo Bing facendolo passare per un affarone. I più attivi erano Alan Ford e Bob Rock, a caccia di furfanti come Super Chuck, e questi erano amici storici, Beppa Joseph, Gomma Flex, scusatemi, sono emozionato perché mi dispiace tanto di questa cosa. Catodic, Arsenico Lupon, il Centurione, la Dozzina e il Pentagramma, il Trio Fantasticus, Mr. Tromb ed altri mitici avversari. Molto curiose erano le gag che si instauravano tra Geremia, per esempio, e Cariatide, o tra Bob Rock e lo stesso Cariatide, o Bob Rock e lo stesso Cirano, un cane bracco italiano che poi è scomparso, mai rimpianto abbondantemente. E un altro personaggio che mi viene in mente, tra quelli che non ho citato, era De Suicidis. Era un tizio che non era talmente fallito che non riusciva neanche a suicidarsi. Questo leitmotiv di questo gruppo sgangherato durerà praticamente fino al 2005, quando il gruppo si scioglierà, e con i principali agenti che vengono creduti morti
a seguito di un incidente d'auto in un fiume, ma poi si scoprirà che così non era. Alan a quel punto decide di diventare un detective, nasce l'agenzia delle investigazioni al posto del negozio di fiori, lui si sposa con Minuet Macron, sua moglie, mai troppo amata dallo zoccolo duro di Alan Ford, no? E questo andrà avanti fino ad oggi, quindi le storie di Minuet e Macron, che diventerà forse la vera protagonista di Alan Ford. E durerà appunto fino al numero 651, che è l'ultimo numero che è uscito. Ripeto, mai amato, amata più di tanto, tant'è che nell'ultimo numero ritorna addirittura il gruppo TNT. Parlare di Alan Ford, o perlomeno parlare di questo fumetto senza citare il suo più grande disegnatore Magnus sarebbe fare un grave torto, no? E sarebbe anche non riconoscere il grande successo che ha avuto questa pubblicazione, se non si citasse proprio il grandissimo Raviola, Magnus, così come non si possono non citare le fantastiche copertine, qui ne abbiamo un esempio, di Corteggi, che sicuramente ha avuto un grande merito, se non altro nei primi 10 numeri, perché poi, come tutti sanno, poi le copertine furono disegnate in parte anche da Magnus. Ma sono stati tanti i disegnatori che hanno fatto la fortuna di Alan Ford. Io non posso non citare, per esempio, Giovanni Romanini, che secondo me è proprio di mezzo gradino sotto a Magnus, ma lo stesso Dario Perucca, che ha curato le copertine di questi ultimi numeri, i disegni, e quindi tutti autori davvero grandissimi. Quello che mi viene da pensare è che non so se Max Bunker ha detto la verità, io credo di sì, e il motivo per cui lo abbia fatto, quindi questa voglia di chiudere definitivamente Alan Ford, che ha durato appunto, come dicevo prima, dal 69, quindi più di 50 anni, 55 per la precisione, e quindi non so se questo dipenda anche dal fatto, o da una stanchezza sua personale nei confronti di questo personaggio o di questo fumetto, ma anche certamente dai costi esagerati, ne parlava lui in qualche numero fa, che con la carta sarebbe andato avanti senza aumentare il prezzo di Alan Ford per altri 5-6 numeri, mi sembra che dicesse. E certo che portare Alan Ford, che già oggi costa tantissimo, perché 5 euro sono davvero tanti per un fumetto che ha perso completamente la sua freschezza giovanile, e quindi portarlo a 7 euro sarebbe stato davvero una cosa esagerata. Oppure mi viene in mente il fatto che forse Max Bunker sia malato. Io spero che questo non sia assolutamente vero. Luciano ha 84 anni e quindi forse, che forse abbia deciso di lasciare per questo motivo, non lo sappiamo, non lo sapremo forse mai. Forse non è così, per il fatto che lui nell'intervista dice che inventerà un altro personaggio, quindi scriverà di nuovo, continuerà a scrivere. Si chiamerà Petra, mi è venuto subito in mente Satanic, ma come non ricordare le sue eroine femminili, Jezebel, Carrie Cross, tutti personaggi davvero molto molto innovativi. Quello che mi viene da pensare è che forse avrebbe potuto continuare, magari affidando a geniali sceneggiatori. Lui ha un figlio fantastico, si chiama Riccardo Secchi, ha scritto delle storie meravigliose in Dylan Dog. Quindi perché non affidare, per esempio, a Riccardo la sceneggiatura di Alan Ford? E se magari c'era qualche diatriba con il figlio, perché per esempio non affidare le sceneggiature a qualche altro, appunto, sceneggiatore, tipo mi viene in mente quello di Ratman. Adesso non mi viene in mente, l'inventore di Leo Ortolani, ecco, Leo Ortolani, geniale scrittore di Ratman, e quindi Alan Ford sarebbe riuscito a sopravvivere ancora. Ecco, non sappiamo il perché, strada facendo, quindi arrivando alla fatidica data del maggio del 2024, ovviamente ne sapremo molto, molto, molto di più, e quindi potremo fare magari altre considerazioni al riguardo. Certo è che è un pezzo della mia vita che se ne va, perché io cominciai a comprare Alan Ford, avevo 12 anni,
Ricordo benissimo gli adesivi sul numero 12, il primo albo che io comprai, La triste storia di un giovane ricco, e pensate, ero così entusiasta di Alan Ford che smisi di acquistare i supereroi, quindi acquistavo anche Devil della Corno, Uomo Ragno, Thor, Fantastici 4 e Capitan America, li abbandonai completamente quando mi innamorai pazzamente di Alan Ford, di quel numero 12 che vi dicevo, La triste storia di un giovane ricco. E ho provato la stessa identica emozione ad andare in edicola, lo faccio a tutt'oggi, che ho un'altra età purtroppo, ma provo lo stesso incanto, la stessa emozione. Quindi per me Alan Ford è come un figlio e mi dispiace tanto di questa cosa e vorrei tanto che Max continuasse, ma qualcuno dice, ho letto nei social, che comunque lo chiude per un breve periodo e poi passa a Petra e poi lo riapre. Io non ci credo, non credo a questa cosa. Sono sicuro che una volta che finirà Alan Ford, finirà definitivamente, così come lo fu per Crimina, purtroppo, così come lo fu per Satanic, purtroppo, e per altri personaggi. Ricordo la Compagnia della Forca, ricordo Daniel, ricordo Max Magnus, fantastica pubblicazione. Io ho i primi 6 numeri. Una satira contro la società del tempo, credo del 1979 fosse quell'albo lì, quella serie lì. E comunque ecco, voglio ricordare Alan Ford con questi due spettacolari numeri. Io continuerò a fare le recensioni fino alla fine. Bene, io vi ringrazio di avermi ascoltato. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. E poi stavo pensando anche a un sondaggio: qual è stato il personaggio del gruppo TNT che a voi è piaciuto di più? Fatemelo sapere nei commenti, sono molto curioso di saperlo. Io non vi dirò il mio, ma ve lo dirò appunto leggendo i vostri commenti. Bene, quindi io vi saluto di nuovo dall'Isola di Carta. Ciao a tutti e ciao da Massimo.